facciamo no, chiedo, davanti così? È così, cito? Se io sono stato invitato, chiedo scusa, prego. Se io sono stato invitato per essere offeso, io mi alzo e me ne vado. Chiaro? Se io invece lei devo parlare da persona corretta per dire le cose come fategli, stanno, fategli spiegare. Perché essere messo in mezzo da una che faccia le pezzelle dalla mattina alla sera sono fatti suoi, perché è una scelta che ha fatto lei facendo le pezzelle dalla mattina alla sera. L'ha capito o no? Anche sono fatti suoi, scelta, è una scelta personale. Io sono una persona laureata. Io sono un laureato. Ha capito meno? Io ho studiato, Boni, ho lavorato. Boni, per 5 anni. Ma vi Boni, 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 non si capisce niente. Zitta, perché non ha capito. Me li abbassate un attimo, perché sennò non si capisce niente. Ma io sapevo che andava a finire così stasera. Cito, calmo, calmo, Cito, calma anche la signora, Rosanna. Rosanna, vi fermo, vi faccio vedere un servizio così calmiamo, calmiamo gli animi, guardate, o almeno spero di calmarli. Non ho nessun interesse a parlare con queste vediamo persone che non capiscono un servizio. L'educazione. Va bene, guardate, ha un diritto di replica. Che io sento queste persone, io a me quello che dà fastidio, quello... Di quello che dico quel signore, quella che sì. Fa le pizzelle, tutto il resto, non me ne frega proprio niente. Io a me interessa quella, effettivamente per quello che sta accadendo. Che ehi, Boni, mandici la pizzella, mandici le pizzelle anche qua. Mandici le pizzelle, aspettiamo che ci mandi le pizzelle. Un attimo, dai. Certo aspettiamo. Che lei la mangia la pizzella. Allora, gratis, allora mangiate tutto, il momento. Sappiamo. Che il momento che sta Rosanna vi do la parola se lascia finire Cito, dai. Cito finisca, dai, non faccia polemiche, vada avanti. Posso parlare? Prego, prego. Ah, noi aspettiamo le pizzelle da signora. Vabbè, se fa allora, polemica quello risponde. Quando sento le persone che prendono che prendono 300 euro al giorno di pensione. Vada avanti, le pizzelle Cito. Sue Cito. Mandate al diavolo perché voi parlate e molti di voi non lavorano proprio, fregano il posto di lavoro, avete capito? Ma a me quando sento quelle persone che prendono 300-280 euro al mese che non Cito. Possono mangiare Cito. Lei se le cerca però se andate dice queste cose, dai. Andata a Boni, fatemi vedere Puglisi, vediamo se riesco a riportarla calma, dai, Puglisi. State pizzelle. Lasciamo perdere le pizzelle. Telegrafico, se vuole rispondere. Sì, telegrafico. Il signore che parla di della mia persona e della mia moralità dovrebbe lavarsi la bocca con l'acido muriatico. Vabbè, perché adesso... prima di parlare quel ha signore avuto due condanne che per estorsione di tangenti, fa, si vergogni. Io mi sciacquo la bocca, se la sciacquo lei la bocca a parlare con me. È una testa. È stata condannata no, via con la testa di cazzo. Tangenti da sindaco. Ma andate a fanculo, andate. Perché non avete capito la bocca? Ma stia zitto. Abbassatemi tutto, vi faccio vedere.